Ciao e benvenuto sul canale di Vince per un nuovo video. Oggi parleremo di tre segreti sulla legge di attrazione. La legge di attrazione è sicuramente un argomento che probabilmente conosci perché sono stati fatti decine di video, centinaia di video su YouTube, anch'io ne ho fatti diversi, soltanto che spesso questo argomento è trattato in maniera molto semplicistica. Anni fa, quando ero minorenne, ho conosciuto questo tipo di argomento, ma lo conoscevo con un nome completamente diverso. Poi, grazie a alcuni libri come The Secret, questo argomento è stato reso accessibile alla massa, ma in maniera semplificata. Addirittura, oserei dire, anche semplicistica. Cosa voglio dire? Che la legge di attrazione è conosciuta come tutto ciò che emani torna indietro. E nella sua concezione semplicistica, in realtà, è esatta. Perché effettivamente tutto ciò che noi emaniamo, che vuol dire a livello di pensiero, a livello di emozione, torna indietro sotto forma di realtà. Però dov'è l'inghippo? E qui andiamo al segreto numero uno. Quando noi diciamo tutto quello che attiriamo in realtà deriva da quello che pensiamo e quello che proviamo, non è legato alla coscienza, non è legato alla razionalità, ma è legato all'inconscio. Quindi quando una persona è, per esempio, triste, può imporsi di pensare positivo, ma se in realtà è la tristezza che prevale a livello di pensieri, a livello di emozioni, purtroppo quello che arriverà nella sua realtà sarà tristezza. Quindi il segreto numero uno ci sta a indicare che non è così semplicistico, non è così vero che basta imporsi un sorriso, che basta camuffare un pensiero negativo con uno positivo per eliminare il problema. Il lavoro che va veramente fatto affinché la legge di attrazione funzioni bene è quello di andare a fare un cambio radicale del proprio modo di pensare. Quindi una persona generalmente pessimista, quando incontra per la prima volta la legge di attrazione, magari proverà a imporsi un modo di pensare positivo. Ma ovviamente anni e anni e soprattutto tutta la programmazione mentale negativa lo riporteranno a pensare negativo. Ovviamente proverà a nascondere i pensieri negativi con quelli positivi, ma è un po' come nascondere la polvere sotto il tappeto, quindi non funzionerà assolutamente. E quindi tanta gente poi dice la legge di attrazione non funziona. Non funziona perché è spiegata male in questo senso. Quindi il segreto numero uno ci dice che attiriamo quello che pensiamo e proviamo, ma da un punto di vista inconscio. E quindi quello che dovrebbe essere fatto è quello di andare a lavorare proprio a un livello profondo, piuttosto che semplicemente a un livello superficiale. Il segreto numero due è che il tuo livello energetico influenza tantissimo quello che tu attiri nella tua realtà. In realtà poi la legge di attrazione, nella sua concezione semplificata, ci parla di attirare, ma quello che in realtà noi facciamo è spostarci su rami di realtà corrispondenti. Ma come metafora va benissimo per capire come funziona. Quindi il nostro livello energetico è fondamentale, perché se tu hai un livello energetico basso, tendenzialmente non riuscirai ad attirare quello che vuoi nella tua vita. Riuscirai a attirare cose più semplici, ma cose più difficili, più lontane dalla tua realtà, sarà molto molto improbabile che tu riesca a manifestarle. Da cosa dipende il nostro livello energetico? Dipende da cosa mangiamo, dal modo di pensare e anche dal fatto se facciamo meno lavoro sui meridiani energetici. Un certo tipo di alimentazione che tende molto ad abbassare, quindi un'alimentazione pesante, un'alimentazione fatta di cibi industriali, un'alimentazione piena di zuccheri, un'alimentazione che di fatto quando smetti di mangiare alla fine del pranzo, alla fine della cena, ti senti appesantito, cosa fa? Abbassa il tuo livello energetico. Quindi l'alimentazione è fondamentale, ma come anche il pensare bene, perché il pensare bene e il pensare positivo permette di aprire maggiormente i chakra. I chakra, dal sanscrito ruote, sono questi centri attraverso i quali l'energia entra ed esce. Più queste ruote sono aperte, più energia entra ed esce e quindi più la nostra frequenza è alta. Ma se la mia frequenza è più alta, più ho possibilità di spostarmi su rami di realtà più difficili e più lontani. Se io invece penso male, penso negativo, i chakra tendono a chiudersi. Più questi chakra si chiudono e più io ho incapacità nel spostarmi in rami di realtà più distanti. Quindi pensare bene non tanto serve a manifestare direttamente quello che pensiamo, ma ci permette di aumentare il nostro quantum energetico. E infine un buon lavoro sui meridiani energetici ci permette di andare a sbloccare
tutti quei blocchi che non permettono il fluire dell'energia. Ora i meridiani energetici sono come dei canali, sono come dei fiumi, tra virgolette, che ci sono nel nostro corpo dove l'energia scorre. Se c'è un blocco, l'energia tende a stagnare, tende a bloccarsi e quindi non abbiamo un buon quantum energetico. Attraverso lavori come lo yoga, il tai chi, il qigong, il 5 tibetani o ricevere trattamenti shiatsu o addirittura l'agopuntura permette di sbloccare questi blocchi energetici e quindi di avere una frequenza più alta. E infine il terzo segreto della legge dell'attrazione ci va a dire che non manifestiamo quello che è contro le nostre credenze e il nostro karma. Ora, quando parliamo di credenze e di convinzioni, ovviamente qui parliamo di convinzioni limitanti, quindi se io non sono pienamente convinto di quello che voglio, e questo mi deriva appunto dalla programmazione inconscia che si è creata durante tutta la mia crescita, grazie ad esperienze di vita limitanti, negative, purtroppo potrò pensare positivo e immaginare di stare mano nella mano con l'anima gemella piuttosto di avere una vita piena di abbondanza, ma non servirà assolutamente a nulla, perché le credenze limitanti sono come un muro dove qualsiasi pensiero positivo tende a rompersi e non andare oltre. Quindi un lavoro che occorre fare sicuramente è quello di andare a eliminare le convinzioni limitanti. Per questo ti rimando al mio video, che è appunto come eliminare le credenze limitanti, che puoi trovare su YouTube semplicemente mettendo in ricerca come eliminare credenze limitanti Fanelli, di un video di 20 minuti dove ti spiego una tecnica molto efficace che ti permette di fare questo lavoro. Oppure puoi semplicemente acquistare il mio libro, lo troverai sulla mente quantica, scritto insieme a William Bishop, dove ci sono ben due tecniche diverse per eliminare le convinzioni limitanti. Ma non è soltanto un fatto di programmazione limitante, ma c'è anche un discorso di karma. Perché io ad esempio posso ripulire tutta la mia programmazione, ma alla fine dovrò fare i conti con quello che è il karma. Il karma cos'è? Il karma è la legge di causa effetto. Tutto ciò che emano torna indietro, questo ci ricorda moltissimo la legge di attrazione, ma la cosa interessante è che se io mi comporto male, alla fine mi tornerà questo tipo di qualità energetica. Che cosa significa? Se io faccio del male a delle persone e faccio loro passare dei brutti momenti, faccio loro provare determinate emozioni, quello che accadrà è che questo ritornerà contro di me. Cioè non è che mi accadrà esattamente quello che io ho fatto a loro, ma mi accadrà qualcosa magari di completamente diverso che mi farà passare quello stesso tipo di qualità emozionale. Infatti il karma non è la legge dell'occhio per occhio, dente per dente, ma lavora su un discorso di qualità energetica, che è una cosa completamente diversa. Ora, il karma è una legge molto ferrea, ma può essere sfumata con la consapevolezza del nodo karmico in cui ci troviamo. Molto importante, tutte le volte che ci ritroviamo in una dinamica che tende a ripetersi spesso, faccio un esempio, una persona che da un punto di vista economico si ritrova sempre nella stessa situazione negativa e sembra sempre la stessa e anche a distanza di anni si ripete sempre la stessa medesima situazione, ovviamente con persone diverse, ma la dinamica è la stessa, quello è un grosso indizio che è un nodo karmico. A quel punto io devo sempre chiedermi e chiedere all'universo per quale scopo positivo questa cosa mi capita, qual è la lezione di vita da apprendere, lezione di vita positiva ovviamente, da apprendere a questo tipo di esperienza. Fare la domanda è semplicemente aspettare che l'universo dia la risposta. Aspettare la risposta non vuol dire stare lì con agitazione e volerla a tutti i costi immediatamente. A volte la risposta può arrivare dopo giorni, dopo settimane, dopo mesi. Ogni tanto fai la domanda e devi aver fede che arrivi. Se non arriva dopo un po' la rifai lo stesso. Quando va fatta la domanda va fatta quando ti ritrovi proprio nella dinamica karmica. Quando ti ritrovi proprio in quel nodo karmico, fai la domanda verso l'universo. E non stare lì ad aspettare immediatamente la risposta, lascia semplicemente che fluisca. Ora, grazie ai tre segreti sulle leggi dell'attrazione, puoi renderti conto di quanto questo argomento sia più complesso rispetto al basta pensare positivo e vedrai che tutto va bene. E infatti, sicuramente, se sei una persona che la conosce da tempo e hai provato ad applicarla in quella maniera semplicistica come spesso viene proposta, ti sarai reso conto che quello che ti sto dicendo in realtà corrisponde al vero. Quindi mi raccomando, ricordati,
Segreto numero 1, attiri quello che pensi e provi da un punto di vista inconscio. Segreto numero 2, è molto importante il tuo livello energetico e questo è condizionato dall'alimentazione, dal pensare bene e dal lavoro sui meridiani energetici. Segreto numero 3, non puoi manifestare quello che è contro le tue credenze inconsce e il tuo karma. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto e se ti è piaciuto mi raccomando pollicione in su, metti like, se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti e mi raccomando quando ti iscrivi clicca sulla campanellina in maniera tale che sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Mi raccomando condividi questo video, io ti mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!